Io ragazzi sto notando che su YouTube già da molti mesi a questa parte c'è un odio ingiustificato, critiche non sempre costruttive, quindi sì, se mi dai un consiglio, qualcosa per farmi migliorare, io sono contentissimo perché ho modo davvero di migliorare il mio lavoro. Però ragazzi, spesso io noto sempre di più, magari da parte dei più piccini, ma talvolta anche no, che ci sono insulti e tentativi di screditare in maniera ingiustificata l'operato di YouTube. E talvolta anche di utenti, quindi persone che litigano nei commenti in una maniera assurda. Ragazzi, incominciate ad avere fiducia nelle persone, perché non tutti sono cattivi e non tutti soprattutto sono qua per deludervi. Coloro che sono iscritti sul mio canale da tanto tanto tempo ormai credo che abbiano incominciato a capire come sono fatto io personalmente, però ricordate pur sempre che voi mi conoscete solamente attraverso una videocamera. Io mi auguro che un giorno sia possibile conoscerci da vicino con ogni singola persona che segue il mio canale. Per me sarebbe davvero una grandissima soddisfazione conoscervi uno ad uno di persona per farvi comprendere che tipo di persona sono io, ma così come suppongo tantissimi altri youtuber. Ragazzi, non criticate una persona, e non youtuber, una persona, solamente dall'estetica o da quello che vedete attraverso una videocamera. È arrivato finalmente il momento di dimostrare che YouTube Italia non fa schifo. Quindi ragazzi, mai come ora dobbiamo essere davvero tutti uniti, youtuber e utenti, in modo tale da fare qualcosa di positivo che possa essere ricordato per sempre appunto su YouTube Italia, e soprattutto che possa far comprendere che noi youtuber abbiamo un grande potere che però può essere sfruttato nel migliore dei modi. E quindi ragazzi, distruggere completamente tutti quelli che sono i pregiudizi che ci sono tuttora nei confronti di YouTube Italia in generale, sia da parte di youtuber sia da parte degli utenti. E quindi ragazzi, fare del bene a persone che ora ne hanno davvero bisogno. Da come sicuramente avrete capito, sto parlando della grandissima tragedia che ha colpito il centro Italia. Ragazzi, il terremoto ha fatto tantissime vittime e ci sono tante, tante persone che ora come ora hanno davvero bisogno del nostro aiuto. Quindi ragazzi, io oggi sono qui per parlarvi del progetto che è già stato sponsorizzato da tanti youtuber, tra cui Ciccio, che tra l'altro è il fondatore della campagna raccolta fondi insieme a Tom's Hardware. Oltre a parlare di YouTube in questo video, volevo quindi farvi questa grande, importantissima comunicazione. Cerchiamo di essere di aiuto per chi davvero ora come ora ne ha bisogno. Io ho già fatto la mia donazione tramite il sito Eppela, che vi lascerò qui in descrizione. Tramite questo sito ragazzi potete fare una donazione che va dai 5 euro in su, e tutti quei soldi verranno ovviamente tutti, ragazzi, ripeto, destinati a queste persone che ora come ora nel centro Italia hanno davvero bisogno di noi. Quello a cui io tengo tantissimo, ragazzi, è cercare di far comprendere a tutti voi di non dover perdere la fiducia nei confronti non degli youtuber, ma delle persone in generale. Quindi, ragazzi, donate, fatevi sentire questa volta in maniera positiva e soprattutto riacquistate la fiducia che in tanti, e sono sicuro tantissimi, avete perso nel corso del tempo. Perché, ragazzi, io così come tanti altri qui su YouTube, siamo su questa piattaforma per condividere una nostra passione. È sì diventato il nostro lavoro, ma questo non vuol dire che debba farci schifo. Io ragazzi sono sicuro che tanti in Italia hanno la concezione che lavorare fa schifo. Non è così. Il lavoro, anzi, è qualcosa di stupendo. Ci permette di realizzarci nella vita. Vi annuncio che questo video è sì monetizzato, ma tutti i guadagni verranno ovviamente inviati al progetto di raccolta fondi tramite una nuova donazione che farò. Sembra palese come cosa, però ci tengo a specificarla, altrimenti poi il discorso fatto prima c'è sempre chi deve criticare. Quindi ragazzi, grazie per essere stati in questo video così breve, però ci tenevo davvero tantissimo a parlare, a fare in modo tale che voi possiate comprendere che noi youtuber siamo appunto qui per ascoltarvi. Anche in questo caso abbiamo possibilità di fare un lavoro incredibile, quello di aiutare delle persone. Quindi ragazzi, mettiamoci tutti insieme, uniti, youtuber e utenti, fan, in modo tale da creare qualcosa di stupendo e aiutare, che a mio parere è la cosa più bella che possiamo fare. Quindi ragazzi, grazie per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao!